Ciao Inei, complimenti. Volevo dire intanto come stai, perché ci sei parso insomma molto in forma. Non ti vedevamo da tanto, dal primo minuto, però hai dato dimostrazione che ci sei e hai anche una buona forma per questo finale di stagione. Ce lo confermi? Ma sì, dai, io diciamo mi sono sempre allenato bene per farmi trovare pronto. In allenamento sto dando tutto e penso che oggi si è visto e quindi sono molto contento, però soprattutto sono molto contento per la vittoria perché oggi era troppo importante ripartire da quel modo. Senti, che settimana avete vissuto? Perché dopo Modena anche le vostre facce tradivano molta delusione, eravate a terra. E come avete fatto, insomma, a rialzarvi? Che settimana avete vissuto? Ma sì, diciamo che dopo Modena eravamo tutti delusi, arrabbiati. È stata veramente una brutta, diciamo, una botta brutta. Però ci siamo confrontati come è giusto, come succede in ogni squadra, e siamo ripartiti più determinati di prima. E oggi penso che si è visto, perché già cioè, dal primo pallone che abbiamo giocato eravamo la squadra, si vede proprio, almeno io avevo quella sensazione, diciamo. Ma secondo te, insomma, cosa può essere accaduto nelle scorse partite? Magari la tensione vi ha giocato un brutto scherzo, anche perché è stata proprio, diciamo, oggi siete tornati il vero Padova, quello che siete stati per quasi tutto il campionato. Le ultime partite avete accusato troppo la tensione di una stagione vissuta sempre in vetta. Tu che idea ti sei fatto? Sì, sicuramente più o meno partite rimangono, più sale la tensione. Anche oggi non era una partita facile per niente, anzi, diciamo, era più difficile perché ripartire dopo quella partita contro Modena non era semplice per niente. Io dico, le partite possono nascere male, però si vedeva che ci mancava qualcosa e oggi penso che l'abbiamo tirato fuori. Quello è importante, quello vuol dire che siamo un gruppo vero che si confronta e che dopo riparte più forte di prima. Beh, dopo stasera lei ci credete un po' di più, vero? Che si può fare il miracolo, no? Perché adesso avete l'obiettivo era portare tutto alla fine, no, negli ultimi 90 minuti, questo avete fatto il vostro compito, adesso ve la giocate, sperando che la Feralpi giochi al massimo, insomma. Sì, ci crediamo, io penso che tutti ci crediamo. Ora, già da domani, dobbiamo subito prepararci e pensare solo a portare 3 punti a casa contro San Benedettese e poi magari qualcuno lassù ci dà una mano, io ci credo. Poi, ogni partita ha una sua storia, credo, e quindi può succedere di tutto. Però è importante concentrarci su di noi, dobbiamo fare 3 punti obbligatorio. Ma secondo te, dal confronto con i tuoi compagni di cui ci hai parlato, qual è l'aspetto più importante che è emerso? Insomma, ovviamente puoi raccontare tutti i dettagli, come è giusto che sia, però secondo te cos'è emerso che ha fatto ribadire ancora una volta, come dici tu, la forza del gruppo? Ma la forza del gruppo, secondo me, è che ognuno aiuta il suo compagno in qualsiasi cosa. Magari qualcuno non è in giornata, lo devi aiutare, devi rincorrere per lui, magari fai un contrasto in più, magari gli dici una parola positiva. E quello si fa, lo fanno tutti, anche in grandi squadre. Anche noi oggi l'abbiamo fatto e sono molto contento di quello. Senti, dopo il palo di Chirico e la seconda occasione che ha avuto sempre il tuo compagno con il pallone che è uscito di pochissimo, lì c'è stato un momento di scoramento in campo, nel senso della serie non ce ne va dritta una. Ma sì, io quando ho visto quel tiro di Chiricò, primo tempo, che palla, ha preso tutti e due i pali, non è entrata,
Cioè, un po' sì, però eravamo oggi, eravamo così determinati che si sentiva che lo facevamo prima o poi. Quindi dopo è anche Ciccio che è entrato, Nicastro, vuol dire che siamo tutti pronti. Ha fatto gol subito, non so, penso è entrato da, non so, 30 secondi neanche. E questo è molto, cioè, molto bello, dico. Quando uno entra da panchina e risolve la partita così importante, è tanta roba.